Dopo tutta la vicenda riguardo il sequestro di Tushe da parte di Simba e della sua gang e il conseguente accoltellamento di Simba da ignoti, la situazione ha preso una piega diversa. Nel senso che, come tutti ben sappiamo ormai, Simba ha postato sul suo Instagram dicendo che sta bene. Questo non vuol dire al 100% che sia ufficialmente uscito dall'ospedale, visto che la foto potrebbe effettivamente essere una foto vecchia, dato che in quella foto non ha effettivamente nessun segno né niente. E anche i suoi amici hanno postato, però anche lì è vestito sempre uguale e potrebbero essere anche quelle foto di repertorio. Ma la cosa interessante è che Samir è stato additato come colui che ha effettivamente accoltellato Simba, cosa da non dire assolutamente, visto che non c'è nessuna prova e nessun collegamento fra il fatto che effettivamente, come ha detto lui, Samir e Simba si sono incontrati e Samir, diciamo, che gliel'ha fatto anche pagare. Ma non avendo parlato di coltelli né di altro, le due cose potrebbero essere scollegate. Infatti Samir, sul suo profilo ufficiale TikTok, e non tutti i profili finti che girano adesso, ha specificato, dopo l'uscita di Simba dall'ospedale, che nei prossimi giorni parlerà lui e dirà tutta quanta la verità. Quindi finalmente questa vicenda si potrà concludere e sapremo effettivamente come sono andate le cose. Non aggiungo altro quindi, ma voglio sapere la vostra opinione qui sotto con un commento. Fatemi sapere quindi cosa ne pensate. Noi ci vediamo al prossimo video in linea allo studio.